La mia prima domanda è: come hai iniziato ad appassionarti e occuparti di fisica e poi astrofisica? Dunque, ma da piccolo, proprio piccolissimo, insomma, mi è sempre interessato l'aspetto scientifico delle cose, quindi insomma farmi domande sulle cose, capire come funzionavano, non tanto le cose nel senso di oggetti, insomma non avevo questa particolare passione per lo smontare gli oggetti o la meccanica, eccetera, ma farmi domande su come funzionava il mondo, ecco. E poi ovviamente non è detto che uno le cose che si chiede da bambino o le inclinazioni che ha da bambino necessariamente debba seguirle poi da adulto, però diciamo per una serie di ragioni, tramite una serie di percorsi, durante poi l'adolescenza, alla fine del liceo mi sono un po' riappassionato a queste cose che comunque non avevo mai abbandonato del tutto, ma insomma poi uno fa anche altro. E quindi niente, insomma, alla fine del liceo ho deciso di iscrivermi a fisica, che era una cosa, insomma, abbastanza, tutto sommato, abbastanza, come dire, rischiosa rispetto ad altre scelte, per esempio fare, non so, l'ingegnere o, insomma, qualche corso di laurea che è apparentemente più sicuro, più tranquillo, insomma. Quindi ti sei laureato in fisica a Roma e poi ti sei specializzato però negli Stati Uniti, se Sì, ho fatto non il sbaglio. dottorato, una parte del dottorato di ricerca negli Stati Uniti. Come mai sei andato negli Stati Uniti? Perché ho avuto l'occasione di farlo e ne ho approfittato. Insomma, penso che se ti capita, soprattutto appunto in questa professione, se ti capita di avere la possibilità di passare un periodo all'estero, soprattutto appunto un'università importante come quella dove sono stato io, che è l'università di Berkeley in California, insomma, e di lavorare con un gruppo che fa delle cose interessanti, è un'occasione, insomma, che se ti capita devi assolutamente sfruttare. A me è capitato, fortunatamente, non è che avessi, onestamente, non ho avuto particolari meriti in questa cosa se non quella di approfittarne, insomma. Hai Insomma. fatto benissimo. Ti volevo chiedere a questo punto, come è stato effettivamente lavorare con quello che poi sarebbe diventato un premio Nobel, che è George Smoot? Ma è stato abbastanza, tutto sommato, abbastanza normale. Poi in realtà il lavoro di ricerca, il lavoro degli scienziati quotidianamente, tutto sommato, è abbastanza normale. Magari uno si immagina dei continui così picchi o di genialità o di adrenalina dovuti a scoperte continue. Invece, in realtà, no, poi l'ordinaria amministrazione, tutto sommato, è abbastanza simile ovunque. Però, indubbiamente, è stata un'esperienza formativa interessante, perché comunque lavorare in un'università del genere e con un gruppo del genere ti dà la possibilità di venire a contatto poi con un sacco di idee, con un sacco di persone che normalmente, probabilmente, in altre realtà non è così facile conoscere, insomma, quindi è stata una bella esperienza. Senti, ti faccio un'altra domanda. Per quello che riguarda la ricerca scientifica in Italia, qual è il quadro per quel che sono i finanziamenti, diciamo? Il quadro insomma, è un quadro abbastanza negativo, onestamente, senza giri di parole, insomma, è questa la situazione. Non è mai stato un quadro, diciamo, particolarmente felice. L'Italia non è mai stato un paese che ha investito in maniera forte, ecco, nella ricerca. Però, nonostante tutto, insomma, c'erano, diciamo, discrete possibilità, e comunque gli scienziati italiani si sono sempre fatti valere rispetto ai loro colleghi stranieri, anche grazie al fatto che andavano spesso all'estero, appunto, come dicevamo prima. E adesso però è un periodo che indubbiamente è molto più difficile, anche rispetto ai momenti difficili che ci sono stati in altri periodi in passato, e rispetto alla media di quanto l'Italia abbia investito in passato nella ricerca. E questo è dovuto, insomma, in parte a ragioni, diciamo, contingenti, perché c'è una crisi economica che colpisce un po' tutti.
In parte anche a scelte, devo dire, politiche, perché poi uno anche di fronte alle crisi può decidere che alcuni settori vanno incoraggiati e altri vanno tagliati. E in Italia in realtà quando c'è da tagliare si taglia sempre nella ricerca e nell'istruzione. Insomma, questa è una decisione politica, insomma, non è scritto da nessuna parte che debba essere fatto. E però, insomma, questa è la situazione al momento. Non è una situazione particolarmente felice, ecco, dal punto di vista dei finanziamenti alla ricerca. Visto che comunque sei dentro questa dinamica, ti volevo chiedere, secondo te, quali saranno le conseguenze a medio e lungo termine di questo tipo di scelte? Insomma, un discorso complesso che però semplificando ha due aspetti. Uno è che è molto difficile in questo momento per una persona giovane immaginare di poter fare una carriera, ecco, accademica o nella ricerca, senza generalizzare troppo, perché poi in realtà esistono realtà diverse, anche all'interno dell'ambito accademico esistono diverse specializzazioni, quindi alcuni magari se la passano meglio di altri, però diciamo la situazione media è che secondo me è diventato un po' più difficile per un giovane pensare di poter accedere, diciamo, rapidamente a una carriera accademica. È sempre stato difficile anche in passato, non era una cosa particolarmente facile e in parte è giusto che sia così, insomma, in parte chiaramente questo è un tipo di lavoro basato molto sul merito e quindi è giusto che vengano premiati i migliori. Non è questo il punto, però, quando in realtà si mette una sorta di sbarramento dovuto non al merito, ma dovuto al fatto che non c'è la volontà politica e non ci sono i soldi per fare un ricambio. Quindi questa è la prima cosa. Chiaramente poi l'aspetto per la nazione è che lo stato di cose, se continua questo stato di cose, chiaramente abbiamo una nazione che non è competitiva con altri paesi in campi che sono importanti, perché chiaramente l'istruzione e la ricerca sono quelle su cui poi si decide se una nazione è al passo con le altre. Ovviamente, cioè, noi vorremmo competere con quelle più avanzate, non vorremmo ritrovarci a competere con quelle che stanno, diciamo, in coda, no? Dal punto di vista della ricerca e dell'innovazione. Quindi chiaramente non, cioè, è anche banale dirlo, però evidentemente se non si investe in queste cose, in questi campi, avremo dei problemi come nazione, non solo appunto i giovani o le singole persone che hanno deciso di fare, che avrebbero voluto fare questa carriera come scienziati, ma anche tutta la nazione ne risentirà, no? Sembra ovvio. Chiarissimo, solo che appunto è importante sottolineare, secondo me, l'aspetto di gravità di questa situazione, anche perché poi ti ritrovi a dire queste cose e sentirti rispondere che in realtà non c'è stato nessun taglio e quindi è tutto a posto, no? No, 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 sì, infatti, so che ci sono questi tentativi anche un po' così maldestri di ridimensionare la cosa, ma non è così. In realtà chi sta dentro al sistema universitario percepisce in maniera abbastanza netta, e questo devo dire che con un altissimo, cioè, diciamo, lo percepiscono tutti, non c'è grande differenza di vedute, non è una questione di opinioni in questo caso, cioè, percepiscono tutti quelli che stanno al sistema universitario, basta farsi un giro, percepiscono le difficoltà che ci sono in questo momento e il fatto che si sia arrivati a percepirle in maniera così netta è dovuto al fatto che c'è stato proprio un tracollo verticale dei finanziamenti e della volontà di. E poi appunto il tutto viene un po', come dire, avvolto in questa nube di parole tipo appunto meritocrazia o tipo no, noi tagliamo i rami secchi e premiamo le eccellenze. In realtà non è così, perché in realtà quando si taglia indiscriminatamente si colpiscono sia le eccellenze che i rami secchi. Poi, tra l'altro, a me questa cosa dei rami secchi non piace particolarmente, perché secondo me le eccellenze prosperano in una situazione in cui deve anche esserci una media che non è di eccellenza. La media non può essere eccellenza, no? Per definizione, l'eccellenza è qualcosa che si discosta dalla media. Il problema è che se tu rimuovi completamente la media pensando di mantenere soltanto l'eccellenza, il sistema non funziona. Pensa un po' a quello che succede
non lo so, nell'evoluzione biologica, no? Tu hai bisogno di un ecosistema molto ampio, in cui succede un po' di tutto, in cui ci sono mutazioni casuali e in cui alla fine e questa cosa premia, no? E ti permette di raggiungere dei risultati. Non puoi farlo semplicemente così, distruggendo tutto e mantenendo soltanto alcune cose, alcune realtà sparse. Non funziona così. Poi, peraltro, mi sembra che fosse l'anno scorso, appunto, la proposta di riforma Gelmini, no? Che prevedeva un sacco di cambiamenti, soprattutto per quello che riguarda il funzionamento proprio all'interno dell'università. Poi, come è andata a finire? Che effetti ha avuto realmente sul mondo universitario? Ma in realtà la situazione è ancora tutta in divenire, come si dice, perché insomma non è ancora chiaro quello che succederà. La riforma è stata fatta sulla carta, diciamo, a livello di legge, poi nella sua realizzazione pratica è ancora un po' troppo presto per dirlo. Alcuni aspetti si possono già intuire, si possono già prevedere, alcune cose, quella che riguarda semplicemente l'aspetto economico abbiamo già detto, insomma, quello ha anche, tra l'altro, anche abbastanza poco a che fare con la legge di per sé, sono scelte proprio che riguardano il bilancio dello Stato, eccetera, quindi non ha direttamente a che fare con la legge. Per quanto riguarda la legge, ripeto, l'applicazione pratica la vedremo soltanto, però alcuni aspetti è già abbastanza evidente quello che succederà. Chi sta dentro l'università e conosce i meccanismi sa quello che succederà. Per esempio, la cosa che dicevo prima dell'accesso dei giovani sarà molto penalizzata, che se ne dica, ma sarà molto penalizzata, perché quando si impone, per esempio, a una persona di avere un lasso di tempo breve, ovvero di 6 anni, poi insomma anche su questa cosa c'è un po' di confusione, comunque poi si vedrà quale sarà l'applicazione pratica. Comunque insomma un lasso di tempo di 6 anni entro il quale, dopo aver finito il dottorato, diventare professore oppure non diventare niente, insomma è chiaro che è un po' una questione tipo pistola alla tempia, cioè non è esattamente così che funziona. Cioè io devo dire, non è il problema, non è quello di avere per esempio una stabilità fin dall'inizio, perché effettivamente è vero che nel mondo accademico c'è molta mobilità e all'estero, per esempio, è anche possibile che uno faccia molti anni di quello che viene chiamato appunto postdoc, postdottorato, no? Cioè di lavoro che non è necessariamente stabile prima di diventare professore. Non è questo il punto è che non lo si può fare in un sistema che funziona come quello italiano, in cui non c'è per esempio la possibilità, quando uno ha 40 anni ed è stato 6 anni o di più in ambito accademico, non c'è possibilità di dire ok, io non ce l'ho fatta come scienziato e come professore, troverò un lavoro qualificato ad altissimo livello in qualche altra realtà, perché il sistema italiano non funziona in questo modo. Negli Stati Uniti funziona così. I dottorandi e i postdoc sanno che non tutti tra loro diventeranno professori, ma sanno anche che andranno a lavorare comunque nella Silicon Valley o in qualche altra realtà innovativa e competitiva. In Italia sembra insomma evidente che l'alternativa è il call center, no? Quindi, vabbè, insomma, dai, Un quadro un po' grigio. situazione abbastanza difficile. Citavi quindi appunto le alternative che si hanno, no, negli Stati Uniti, ma ti volevo chiedere, diciamo, volevo farti la stessa domanda che ti ho fatto per l'Italia, anche per gli Stati Uniti. Lì c'è questa tensione economica nell'ambito della ricerca? Sì, no, ma come dicevo all'inizio, questa è una cosa che ha investito tutti quanti, non è, cioè, che ci sia un aspetto sistemico che ha a che fare con la crisi economica e che ha investito tutti i paesi occidentali è evidente. Però il problema è che quando uno poi va a guardare le cifre si rende conto che l'Italia, anche appunto in confronto a quelle che sono le difficoltà che in questo momento colpiscono tutti i paesi occidentali, spende ancora di meno. Quindi lì c'è un margine di discrezionalità, no? Su quanto tu decidi di investire o no. Per esempio, ripeto, uno può decidere che in un momento di crisi economica il modo migliore per uscire dalla crisi è investire in quei settori, per esempio prepararsi e quindi investire nell'istruzione, investire nella ricerca per prepararsi per riprendere poi
negli anni, oppure può decidere di monetizzare rapidamente tagliando perché questa cosa fa cassa e diciamo dal punto di vista dell'immagine magari fa vedere che si è stati bravi a fare cassa in maniera rapida, però poi ti ritrovi dopo 2 o 3 anni o 6 anni con un sistema in gravissima difficoltà, quando invece servirebbe un sistema che spinge e che fa riandare insomma l'economia. Quindi non lo so, ripeto, è una difficoltà che hanno tutti, anche gli Stati Uniti hanno grosse difficoltà, ma investono comunque molto più di noi. In Europa la Germania investe moltissimo più di noi, anzi ha deciso nel periodo di crisi ha deciso di aumentare i soldi dedicati alla ricerca. Appunto, quella è una scelta politica. Una scelta lungimirante, diciamo. Secondo me sì.